Ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi andremo ad analizzare un problema parecchio famoso, che di sicuro avrai già sentito nominare, che a volte, visto il suo risultato un po' controintuitivo, è anche chiamato paradosso. In realtà le contraddizioni logiche in questo caso non esistono, non è una vera e propria antinomia, tuttavia a volte lo si riconosce come paradosso più in maniera informativa e per renderlo un po' più esplicito. Sto parlando del problema di Monty Hall. Questo è un problema che può essere raccontato, descritto in varie versioni e solitamente si rifà un po' al quiz televisivo Let's Make a Deal, il cui conduttore era soprannominato Monty Hall. Questo problema, che ha anche altre versioni, riformulazioni, per esempio quella di Martin Gardner nei suoi vari indovinelli logici e giochi matematici, può essere descritto in questo modo. Ora, immaginati di essere ad un quiz televisivo, io sono il conduttore e dietro di me ho tre porte chiuse. Dietro a due di queste ci sono due capre, dietro alla terza invece c'è una macchina di lusso. Quello che ti chiedo è, fai una scelta, le tre porte sono numerate, ti chiedo, scegli una tra esse. Per esempio, facciamo che scegli la numero 2. Ora ti ricordo che io so dov'è nascosta la macchina, dietro quale porta è nascosta. Quindi, di conseguenza, apro tra le due che tu non hai scelto, quella dove so che in realtà non c'è la macchina, quindi ti mostro che qui c'è una capra. Supponiamo che tu hai scelto la porta 2. Io apro la porta 1 e qui troveremo una capra. Ora arriva la fatidica domanda che nasconde un po' il dubbio e la sorpresa, diciamo. Ti chiedo, ricordandoti che io conosco dov'è messa la macchina, vuoi cambiare la tua scelta iniziale o vuoi mantenere la scelta della tua porta 2? Quindi sta un po' a te valutare in base a cosa fare questa scelta. Chiaramente, se tu ti affidi al fatto che vai a fare un po' di ragionamenti logici dicendo, beh, ma lui, il conduttore, sa dov'è la macchina, quindi se mi fa questa proposta, probabilmente lo fa perché sa che ho scelto la porta con la macchina. E quindi in quel caso andresti a non cambiare la tua scelta, giusto? Tuttavia, l'effetto paradossale, la sorpresa, sta proprio nel fatto che da un punto di vista probabilistico, è conveniente sempre cambiare la propria scelta. Quindi, se tu ti affidi alla pura matematica, oppure se ti viene data la possibilità di ripetere la stessa partita un numero elevato di volte, nel lungo termine ti converrà sempre, cambiare la tua scelta. In questo modo avrai più successi che insuccessi da un punto di vista probabilistico, statistico. Infatti, se vuoi sperimentarlo anche da un punto di vista pratico, operativo, mi è stato inviato da un ragazzo sulla pagina Instagram, che citerò anche nella descrizione del video, lo script, il codice in Python, in cui viene proprio simulata una partita in cui c'è proprio un conduttore che ti scrive cosa fare, di scegliere una porta, porta 1, porta 2, porta 3. E viene effettivamente simulata la partita, quindi in base alla tua scelta, se scegli di cambiare o meno la porta, ti verrà mostrato in maniera casuale, chiaramente, con una distribuzione uniforme di probabilità, se hai effettivamente vinto la tua macchina o meno. In più c'è anche un secondo script, un secondo codice in cui vengono simulate un numero elevato di partite e si mostra come nel momento in cui si va sempre a cambiare la propria scelta quando ve n'è la possibilità, il numero di successi rispetto agli insuccessi è notevolmente maggiore. E chiaramente questo divario nei numeri incrementa nel momento in cui incrementa il numero di partite simulate, svolte. Quindi non starò qui nel video a farti vedere la simulazione, perché è molto intuitivo, è scritto molto bene il codice, è chiaro. Quindi, se hai voglia di scaricartelo, c'è il link sotto, li ho caricati su Google Drive, quindi ti basta cliccarli e scaricarli e eseguirli tranquillamente. Ti basta un launcher Python,
Puoi usare Tonny, puoi usare un po' quello che vuoi, anche online probabilmente trovi qualcosa. Comunque, vediamo un attimo il clou del problema e cerchiamo di chiarire il perché sia conveniente da un punto di vista probabilistico cambiare la nostra scelta. Il motivo per cui ci conviene cambiare è semplicemente perché all'inizio la probabilità che avevamo di scegliere la porta che nasconde la macchina è di un terzo, è del 33,3 periodico per cento. Nel momento in cui invece una delle due porte restanti viene aperta e si mostra che lì dietro era nascosta una pecora, una capra, quel che è, abbiamo adesso la certezza che la macchina è nascosta dietro una delle due porte ancora rimaste chiuse. Per cui, siccome sappiamo che effettivamente il conduttore sapeva come erano distribuiti i premi, in realtà il cambio della scelta fatta in partenza non ci porta ad un vantaggio solo nel 50% dei casi, che è quello che nell'immediato ci viene da pensare. Infatti abbiamo solo due porte, cos'è che ci viene da pensare? Se io cambio il 50% delle probabilità di passare da una macchina a una capra o viceversa, no? In realtà c'è un qualcosa di più, c'è un vantaggio dato da un cambio di variabile. Infatti, se all'inizio avevamo il 66,6% di probabilità di sbagliare la nostra scelta e scegliere una porta con una capra, adesso, per lo stesso motivo, abbiamo il 66,6% di probabilità, tramite il nostro cambio, di passare da una porta che nasconde una capra, per esempio la nostra porta 2, ad una porta che è all'unica porta che in realtà nasconde la macchina. E quindi questo cambio di scelta fatta inizialmente ha i suoi vantaggi, ha la sua convenienza. Quindi spero di averti spiegato abbastanza in maniera semplice questo paradosso, questa situazione un po' controintuitiva, ma in realtà completamente dimostrabile da un punto di vista matematico e rigoroso, con un semplice cambio di variabile. E per concludere il video, dovevo lasciarti uno spezzone del film che è famosissimo, che se non hai visto ti consiglio veramente in questo periodo un po' più rilassato di vacanze di guardarti, che è 21 Blackjack, uno dei film legati alla matematica che ti suggerisco di guardare. Non ce ne sono troppi, quindi questi è meglio guardarli. E in questo spezzone c'è proprio il protagonista che, in maniera interattiva con il professore, che ha un ruolo parecchio importante nel film, vanno a simulare questo gioco e il protagonista, il ragazzo, lo studente, va proprio a spiegare in maniera chiara e anche abbastanza simpatica il perché abbia senso da un punto di vista matematico, senza affidarsi alle emozioni e alle paure, fare questo cambio di scelta, cambiare la propria scelta iniziale. Quindi mi limito a questo, ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, di lasciare un commento dicendomi un po' cosa ne pensi di questo video, se hai qualche suggerimento, se non hai capito qualcosa, che cerchiamo di parlarne e chiarire un po' il tutto. Niente. Ti saluto e ti lascio allo spezzone di un paio di minuti del film. Ciao! Diamo a Ben l'occasione di beccarsi un credito extra, d'accordo? Lo chiameremo il problema del conduttore di quiz televisivo, ok? Ben, diciamo che stai giocando in televisione e hai la possibilità di scegliere fra tre porte diverse, intesi? Dunque, dietro una delle porte c'è un'auto nuova, dietro le altre due, capre. Quale porta scegli, Ben? La numero uno. La numero uno. Ben sceglie la porta numero uno. Adesso, il conduttore di quiz, che per inciso sa cosa c'è dietro tutte le porte, decide di aprirne un'altra. Diciamo che sceglie la numero 3, dietro la quale è seduta una capra. Allora, Ben, il conduttore ti si avvicina e dice: Ben, ti vuoi tenere la numero 1 o passi alla numero 2? Cioè, è nel tuo interesse cambiare la tua scelta? Sì. Ah, aspetta, non dimenticare, il conduttore sa dove è l'auto, quindi come lo sai che non sta cercando di fregarti usando un trucchetto psicologico per farti scegliere la capra? Beh, la cosa non mi interessa, la mia risposta è basata sulle statistiche, su un cambio di variabile. Cambio di variabile, ma lui ti ha fatto una domanda semplice. Sì, ma che cambia tutto. Dacci dettagli. Beh,
Quando all'inizio mi chiede di scegliere una porta, io ho il 33,3% di scegliere la porta giusta. Ma dopo che lui ha aperto una delle porte e mi offre di cambiare scelta, allora ho il 66,7% se cambio scelta. E quindi scelgo la numero 2 e ringrazio per quel 33,3%. Esatto. Gente, ricordiamocelo, se non si sa quale porta aprire, sempre tener conto del cambio di variabili. Molte persone non avrebbero cambiato, non so, per paranoia, paura, emotività. Ma il signor Campbell ha messo da parte le emozioni e con la semplice matematica mette il culo su una macchina nuova di zecca! Che è senz'altro meglio della capra che ha al parcheggio. Bene ragazzi, la giornata è finita, grazie a tutti. I compiti corretti e col voto li trovate qui e li potete ritirare uscendo. Il 97%.